Senatore Francesco Verducci per il Partito Democratico, buongiorno e benvenuto a Un Caffè Con. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei. Allora, senatore, lei fa parte, tra le altre cose, anche della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa. Immagino che tra i tanti argomenti di cui si discute non si può parlare di quel che sta accadendo in Medio Oriente. Fa specie anche perché l'Europa è chiamata a intervenire o comunque a dire la sua a un anno e mezzo dall'esplosione di un altro conflitto che ha minacciato le porte ad est della nostra Europa, e parliamo del conflitto tra Ucraina e Russia. Ecco, lei che ha più contezza da vicino della situazione, quali sono gli umori in Europa? Noi stiamo chiedendo che l'Europa faccia l'Europa, che intervenga, che faccia sentire la sua voce. Abbiamo bisogno di regole mondiali e abbiamo bisogno che venga rispettato il diritto internazionale. È una parola non astrusa, ma è l'unica che permette di avere pace e convivenza tra i popoli. Lei ha citato poco fa l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, una violazione gravissima del diritto internazionale, la prima dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in territorio europeo. Adesso è esploso una vicenda ancora più grave, l'attacco terroristico di Hamas contro i civili, la popolazione israeliana. A tutto questo, naturalmente, noi dobbiamo rispondere con un'iniziativa politica e diplomatica, evitare che siano le armi ad avere il predominio assoluto. È chiaro che Israele ha il diritto di esistere. Allo stesso tempo noi diciamo che però non ci può essere una reazione che colpisce i diritti umanitari. Per questo stiamo chiedendo anche un cessate il fuoco, e per questo pensiamo che vada tenuta viva l'unica prospettiva che può dare pace alla regione, quindi evitare anche un conflitto che potenzialmente si può espandere su scala mondiale, non solo nella regione medio orientale, cioè tornare a lavorare per avere due popoli e due stati. Lo Stato israeliano e lo Stato palestinese, due popoli che entrambi devono poter vivere insieme. È stata una colpa dell'Europa e anche dell'Occidente aver abbandonato la questione palestinese in questi anni. Certamente Hamas, i terroristi, non fanno gli interessi dei palestinesi, certamente Israele deve vivere, certamente l'Europa deve fare del tutto per non far esplodere ulteriormente questo conflitto drammatico, le immagini dei bambini in Israele e in Palestina è qualcosa di assolutamente inaccettabile. Sappiamo bene che tutto è cominciato per un attacco terroristico. Allo stesso modo vogliamo che però a quell'errore non ne seguano altri, e tutte le azioni di Israele rispettino il diritto internazionale e il diritto umanitario. Ecco, a proposito di vittime, perché è giusto parlare anche dei numeri, non perché le vite umane si possano quantificare in cifre, ma perché ci danno la misura della scala di importanza di questo scenario bellico drammatico. 8.000 vittime solo nella striscia di Gaza. Lei prima ha mutuato un'espressione che ci ha riportato indietro di qualche anno: due popoli, due stati, una frase insomma che unì Rabin e Arafat in quegli anni in cui sembrava vicina una possibile convivenza pacifica tra lo Stato israeliano e quello palestinese. Assolutamente, lei ha fatto bene a citare queste due personalità straordinarie: Rabin israeliano, Arafat leader dell'associazione dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che seppero stringersi la mano, che seppero promettere ai rispettivi popoli pace e a tutto il mondo con quell'evento così importante. C'era l'egida degli Stati Uniti, adesso certo. Il ruolo che gli Stati Uniti stanno portando avanti è fondamentale, perché Biden ha un ruolo decisivo e ha ammonito nel dare la solidarietà a Israele, la massima solidarietà possibile, anche detto attenzione
non fa degli errori che abbiamo fatto noi dopo l'11 settembre, dobbiamo sempre stare dentro le regole del diritto internazionale. Per questo noi, a livello di Consiglio europeo, a livello di Parlamento europeo, stiamo chiedendo un cessate il fuoco, come sta facendo anche l'ONU, perché questo pensiamo sia l'unico modo anche per tenere viva un'iniziativa diplomatica nella massima solidarietà e vicinanza a Israele, colpita così duramente da un attacco terroristico feroce che richiama in tutto e per tutto quello di ISIS e quello di Al-Qaeda di anni fa che conosciamo bene. E allora io invece la faccio tornare alle questioni, diciamo, che ci riguardano più da vicino. Il giorno della verità, che riguarda invece la manovra di bilancio, qui siamo sulle pagine del quotidiano nazionale, braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e alleati. Oggi ci sarà un vertice di maggioranza. I punti principali della riforma, vale la pena ricordarli, sono assunti e riassunti in questa infografica: dal cuneo fiscale all'IRPEF, dalla pubblica amministrazione al lavoro, e poi il ponte sullo stretto, le pensioni, le imprese, le famiglie e il canone TV. Insomma, c'è un minestrone di tante cose su quali, secondo lei, può trovare un punto in comune con l'azione di governo e quali invece vi dividono. Minestrone è la parola giusta, perché ci sono delle regole parlamentari che prevedono che la legge di bilancio venga presentata a metà ottobre. Siamo al 30 ottobre, ancora non c'è nulla. Questo è uno sfregio al Parlamento e quindi a tutti i cittadini. In più sentiamo dire dalla Presidente del Consiglio che non vuole che ci siano emendamenti. Questo è un ulteriore sfregio al Parlamento e a tutti i cittadini, perché il Parlamento rappresenta i cittadini. Noi ci saremo su tutto quello che riguarda sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Lei sa che noi siamo in campo per una proposta molto forte, quella per il salario minimo, perché oggi c'è un problema gigantesco che riguarda non solo la mancanza di occupazione, ma tantissimi lavoratori che non riescono, nonostante lavorino tantissimo, ad arrivare alla fine del mese perché hanno degli stipendi troppo bassi. Oggi nel nostro paese manca il lavoro e quando c'è è un lavoro troppo precario e sottopagato. Oggi nel nostro paese quasi 2 persone su 3 smettono di curarsi perché non riescono a farlo, perché curarsi è diventato difficilissimo per liste di attese interminabili, per costi giganteschi, tutti gli investimenti che avevamo fatto durante la pandemia si sono quasi volatilizzati, anche le risorse che mettono in legge finanziaria sono assolutamente insufficienti perché significheranno abbassare la media della spesa per la sanità pubblica. Noi diciamo sanità pubblica, sanità pubblica, sanità pubblica. Tutti devono potersi curare, il diritto alla salute è fondamentale. L'altra grande battaglia è quella per permettere alle imprese, in un momento così difficile, lei ha voluto cominciare giustamente dalla crisi internazionale, tutte le ripercussioni noi le Certo. avremo soprattutto sul livello economico. Lei sa come i prezzi dei carburanti siano alle stelle e la vicenda energetica sia sempre più preoccupante. Ecco, da questo punto di vista faremo la nostra parte, in particolare nelle Marche, poi c'è disattesa, una questione gigantesca. Aveva promesso il governo della destra che guida le Marche di avere anche per le Marche la decontribuzione. Tutto questo non solo non c'è, ma le Marche sono fuori dalla zona economica speciale. Su questo noi stiamo facendo una battaglia molto forte in Parlamento. Ecco, Verducci, non so se le farà piacere, ma anche, come dire, i rappresentanti regionali di Forza Italia si uniscono a questa battaglia sulla ZES, evidentemente segno che è una partita importante, le varie forze politiche, come dire, vorrebbero intitolarsela. Mi fa assolutamente piacere, ma dal mio punto di vista non c'è un problema di primogenitura. Noi come Partito Democratico questa battaglia la stiamo portando avanti, abbiamo cominciato a incardinarla già nella scorsa legislatura. Vogliamo che tutte le forze politiche ci siano. Su questa nostra battaglia avevamo trovato nei mesi scorsi anche la destra. Dopodiché
il governatore Acquaroli non parla più su questo. Ben venga adesso un pronunciamento da parte di Forza Italia, ma noi, soprattutto le imprese e i cittadini, si aspettano dei fatti. Il governo della destra ha introdotto una nuova zona economica speciale, le Marche non ci sono. Questa è la situazione. Vogliamo Quindi, ricordare, senatore, quali sono i vantaggi che derivano, diciamo, dall'essere inclusi nella ZES per le imprese in questo caso? una fiscalità di vantaggio, quindi vengono abbattute le tasse, ci sono vantaggi anche per creare lavoro, vantaggi anche dal punto di vista della costruzione di infrastrutture. Noi leghiamo a questo tipo di battaglia anche il tema della decontribuzione, cioè far calare le tasse per le imprese che occupano e quindi fanno nuova occupazione. Questo naturalmente è fondamentale per una regione come la nostra, completamente manifatturiera, che vanta alcuni tra i distretti manifatturieri più importanti d'Italia e da molto tempo però è in grande difficoltà. Come lei sa, fu proprio una mia battaglia che portò al riconoscimento, ad esempio, dell'area di crisi complessa per il distretto delle Pelli, cioè calzaturiero Certo. Fermano Maceratese. Ecco, una buona notizia sulle imprese arriva oggi dal Corriere Adriatico, che riporta, diciamo, un dato sull'ultimo trimestre, luglio-settembre, che riguarda lo stato di salute delle imprese marchigiane. L'edilizia salva il bilancio estivo, soffre invece il comparto dell'agricoltura, come lei diceva poc'anzi, ma si tratta forse di una tregua perché con le varie misure che mettono un freno al superbonus, a tutti i vari incentivi, il comparto dell'edilizia rischia invece di crollare improvvisamente. Esattamente, esattamente. Noi in Parlamento ci siamo battuti perché non ci fosse una clava su una misura che certo aveva bisogno anche di essere messa a regime, intendo dire appunto il sostegno all'edilizia e alla riorganizzazione edilizia e anche la misura del superbonus, ma non che venisse stoppata mettendo in difficoltà tante famiglie che avevano investito su questa misura e anche tante imprese. La prima cosa decisiva che uno Stato serio dovrebbe fare è dare continuità alle misure. Le misure si possono rimodulare e noi su questo eravamo disposti a un ragionamento, ma non stoppare immediatamente rischiando di mettere sul lastrico appunto tanti che hanno investito, come è avvenuto, e come è avvenuto anche naturalmente nella nostra regione, che è fatta per la sua conformità di tante case unifamiliari che non sono appannaggio di persone ricche, ma di persone normali, risparmiatori che, per come è organizzata la nostra regione, con tanti comuni, spesso anche diciamo piccoli, hanno appunto case unifamiliari. In più aggiungo che a queste situazioni di difficoltà noi abbiamo avuto un colpo molto duro per la credibilità della nostra regione rispetto alle sue potenzialità economiche con la confusione assurda, il pasticcio assurdo che riguarda i voli nell'aeroporto Ecco, di Falconara, cioè il la fatto che ringrazio. la connette. La ringrazio per questo assist perché è un caso che da diversi giorni, insomma, campeggia sulle pagine principali, l'addio annunciato di Aeroitalia all'aeroporto Sanzio, il che significa stop ai voli di continuità, almeno sulla carta ad oggi. Poi se la regione insomma, si muoverà diversamente, questo lo vedremo, ma io ricordo inizio anno l'annuncio era stato fatto in pompa magna di questi voli di continuità potenziati con le principali città. Ecco, dall'esterno qual è l'immagine che esce fuori delle Marche? In maniera obiettiva, ovviamente, senza visioni, insomma, di parte che so non l'appartengono, quindi glielo chiedo per questo. No, ma infatti non mi pare che stia facendo ragionamenti di parte, cioè tutte le cose positive noi le sosteniamo, però allo stesso modo dobbiamo essere vigili sulle cose che non vanno. Le Marche funzionano se sono
un sistema complessivo. Sono una grande regione manifatturiera, sono una grande potenza economica e anche culturale, e possono diventare anche una grande potenza turistica. Ma il sistema Marche, nel mondo che viviamo, in cui il primo strumento per spostarsi è appunto l'aviazione civile, ha bisogno di un aeroporto che funzioni. Noi, lo dicevo prima, siamo una regione che ha solo alcune grandi città e poi vive della ricchezza di tanti piccoli centri, borghi diffusi ovunque. E dentro quei borghi, dentro i nostri comuni diffusi, vivono anche i nostri distretti manifatturieri. Noi abbiamo bisogno di collegamenti. Le Marche devono sempre più andare nel mondo, perché nella richiesta che c'è nel mondo di Made in Italy c'è una richiesta di Marche. Le Marche sempre di più devono poter accogliere il mondo. Ma noi di fatto abbiamo un sistema regionale e una giunta regionale che su questo aveva promesso, aveva propagandato, aveva fatto conferenze stampa. Dopo mesi, in realtà c'è lo zero assoluto, anzi la beffa di importantissime destinazioni che vengono di fatto cancellate, con un aeroporto che dovrà ricominciare da capo, con il rischio, come stanno denunciando tanti esponenti del mondo economico, oggi c'è anche su questo un'intervista al presidente di Confindustria, con il rischio che le Marche vengano tagliate fuori dalle direttrici principali. E siccome viviamo in un tempo di competizione non solo tra paesi, ma nel contesto europeo, tra sistemi regionali, beh, le Marche, in virtù di questo, rischiano la marginalità. Questo è un rischio che noi non possiamo correre, e qui c'è un fallimento evidente del governo Acquaroli. Voglio ricordarle, abbiamo appena finito qualche giorno fa la pantomima vergognosa sulla giunta regionale, con l'assalto della Lega al presidente Acquaroli per cambiare gli assessori per appetiti tutti di partito, e c'è una regione che in realtà però, ecco, litiga su tutto su questo, ma non si occupa invece delle questioni concrete, quotidiane, che sono invece decisive. Ci ritorneremo, io avrei voluto parlare con lei di tante cose, ma gli argomenti, come immagina, sono molti, quindi se le fa piacere, insomma, la tornerò ad ospitare qui e quando Molto vorrà noi volentieri. siamo qui. Grazie, grazie per la Grazie, grazie a disponibilità. voi e agli ascoltatori.